salute a tutti. Vorrei... Ragazzi, non ho ancora detto niente, quindi... E forse è il motivo dell'applauso. Vorrei che... Grazie. Grazie a tutti. Buoni. Vorrei innanzitutto scusarmi per l'altra volta, per non aver preso la parola. So che questa cosa ha amareggiato alcune delle donne e degli uomini che partecipavano all'assemblea. Credo però che la decisione che è stata presa tutti insieme di rinviare all'appuntamento di oggi debba richiedere da parte di tutti un grande senso di responsabilità. E quindi io mi limiterò nel mio intervento a tre punti, soltanto tre punti. Sarà Maurizio naturalmente a parlare del futuro e a offrire le prospettive per il domani. Io mi limiterò a dire in che condizioni siamo dal mio punto di vista. Punto numero due, come ci siamo arrivati, quelli che in tanti mi hanno chiesto di fare, l'analisi delle cause della sconfitta. In tanti hanno detto non c'è mai stata un'occasione, cercherò di farlo nel tempo più breve possibile. E il terzo, che tipo di contributo personale intendo dare nei prossimi anni. Prima di tutto però lasciatemi dire la parola grazie. È una parola che in politica non sempre viene utilizzata. Io vorrei che le militanti e i militanti del Partito Democratico sentissero il mio personale grazie per questi 4 anni di cammino insieme. Perché il cammino che abbiamo percorso, secondo molti, è un cammino con la più storica delle sconfitte. Quanta superficialità c'è in questa analisi? Non c'è dubbio che abbiamo perso, e ne parleremo a lungo. Ma se voi guardate questi 4 anni, trovate un partito che ha avuto nella storia italiana il maggior impatto dal punto di vista delle, diciamo, posizioni di responsabilità dei 70 anni. Non sto esagerando. Neanche la Democrazia Cristiana era arrivata ad avere, come noi abbiamo avuto nel 2016, 17 regioni su 20, 6.000 comuni su 8.000, la maggioranza nel Consiglio dei Ministri, e l'ultimo partito che ha preso il 41% delle elezioni era guidato da Amintore Fanfani nel 1959, prima delle europee. Questo rende necessario un'analisi su quello che è successo e rende superficiale il commento di chi dice le abbiamo perse tutte. È esattamente il contrario. Uno ha detto abbiamo perso perché sembravamo establishment. Noi eravamo l'establishment. Lo siamo stati. E non possiamo fingere di non rendersi conto che questa è la lettura da fare. Quanta banalità dei commenti del giorno dopo. Nessun partito ha mai avuto il potere che abbiamo avuto noi in questi anni in Italia. E nessuno ha mai fatto ciò che abbiamo fatto noi su alcuni temi, nel bene e nel male. Leggo di tante polemiche da parte delle donne. Il primo governo con la parità di genere come scelta politica. Il governo più giovane della storia repubblicana in una cornice in cui l'età media era cresciuta forse un po' troppo. Le riforme sociali che da anni il centro-sinistra, l'Ulivo e l'Unione proclamavano e che abbiamo realizzato. Per 4 anni il Partito Democratico, che ha perso, indubitabilmente perso, alle ultime elezioni, per 4 anni il PD è stato l'argine al populismo in Italia. E se non avessimo fatto ciò che abbiamo fatto nel 2014, l'ondata populista ci avrebbe sommerso nel 2014, non nel 2018. E se questo non è chiaro, lo dico in un altro modo. Chi in questi 4 anni, anziché dare una mano al progetto, ha cercato quotidianamente di demolire il Partito Democratico, ha distrutto non il PD, ma la possibilità di alternativa al populismo. O questo ce lo diciamo, o nessuna analisi sarà credibile. Hanno picchiato contro l'argine del sistema, sul web,
sui commenti, dentro il partito, con delle divisioni assurde che hanno fatto il male del PD. E a chi mi dice, ma ci spieghi perché nel giugno del 2014 non sei andato a votare o non hai fatto una cosa tua? Esattamente per questo motivo, perché io credevo, credo e continuo a credere che sia il Partito Democratico l'argine al populismo. E quando conveniva andarsene, io sono rimasto e continuo a rimanere perché penso che sia soltanto una comunità che può offrire un'alternativa al populismo di questi tempi. Però lo dicevamo nelle direzioni. Quante volte l'abbiamo detto? Fuori da qui non c'è la rivoluzione marxista e leninista, fuori da qui ci sono Grillo e Salvini. Ricordo che una volta sono stato preso in giro, perché lo dicevo sempre, era quasi un ritornello, un refrain, è vero. Ho detto almeno 7 volte, le abbiamo contate. Ora deve essere chiaro, l'alternativa al Partito Democratico non era la sinistra scissionista, non erano i compagni di Leu, non erano la rivoluzione marxista-leninista, l'alternativa al Partito Democratico era la destra, che è una destra tra le più pericolose che c'è in Europa, è una destra estremista, e penso che la ripartenza non possa essere ricostruendo un simil PDS o un simil Unione. Non lo penso. Sarà il congresso a deciderlo. Io vi rispetto. C'è una canzone bellissima, si chiama Luci a San Siro. La sapete? Il poeta dice in quella canzone: ridammi indietro la mia 600, i miei 20 anni, una ragazza che tu sai. E poi dice: Luci a San Siro non ne accenderanno più. Se qualcuno pensa che sia la nostalgia la chiave di sviluppo del PD nei prossimi anni, io lo rispetterò da militante, ma credo che non colga la novità. E cioè qui c'è una destra che guarda con grande forza al futuro e che guida il Paese, me lo lasciate dire, più con i tweet che con i decreti legge, anche perché i decreti legge hanno fatti sui benzinai, che è importante, sul Tribunale di Bari. Questa destra guida il Paese con un messaggio culturale, la sfida è culturale. Non vorrei emozionare Orfini, ma è una sfida che punta all'egemonia. È l'egemonia l'obiettivo, più che il cambiamento. Del resto il Paese, Berlusconi l'ha cambiato più con le TV che non con le riforme. Questo Paese cambia più per Temptation Island che non per delle riforme costituzionali. E chi applaude ha qualcosa da nascondere. Ma quello che secondo me è fondamentale dirsi, in uno sforzo di serietà e di severità del giudizio anche verso di noi, è che noi l'egemonia l'abbiamo avuta, l'abbiamo coltivata, l'abbiamo praticata per 3-4 anni. L'abbiamo persa. Intendo assumermene tutte le responsabilità. E l'atto di dimissioni ha questo significato. Ragazzi, non è una cosa democratica, è già fatto, quindi evitate. Cerchiamo di ragionare, abbassiamo tutti insieme i toni delle tifoserie e cerchiamo di riflettere. Io sto dando un contributo per una riflessione serena e tranquilla. Io vi dico, io intendo assumermi tutte le responsabilità di questo, pur sapendo perfettamente che non sono l'unico responsabile, ma in politica si fa così. Paga uno per tutti. Allora cerchiamo di ascoltarci e di riflettere e ragionare. Noi abbiamo perso l'egemonia quando? Tra maggio e giugno del 2017. Dopo le primarie. Ci siamo fatti imporre l'agenda da altri, il tema della legge elettorale, il tema della coalizione, profezia che si autoavvera, noi ce lo siamo autoimposti, il tema dello ius soli, sul quale non siamo stati in grado di dare una risposta, ci tornerò tra poco, e abbiamo lasciato che l'imposizione dell'agenda arrivasse dalla destra e dal Movimento 5 Stelle. Nel caso della destra, in particolar modo di Salvini, più che di egemonia si potrebbe parlare di egomania, così giustifico uno che dal Ministro degli Interni si mette in una piscina a fare il bagno. Ma quello che è fondamentale è fare una domanda seria. Avevamo alternative? Sì, l'accordo con i 5 Stelle. E siccome io voglio un discorso, diciamo, di saluto che sia il più severo e franco con tutti voi, voglio dire perché ho combattuto come un leone per evitare l'accordo con il Movimento 5 Stelle.
Per due ragioni. Una molto semplice e una ancora più semplice. La prima ragione, quella semplice, chi vince le elezioni deve governare. E in Italia, indipendentemente dalle discussioni sul sistema elettorale, le elezioni le ha vinte la coalizione di centrodestra, guidata da Salvini, e come primo partito il Movimento 5 Stelle. Punto. Se noi avessimo accettato di farci parte attiva di una coalizione o con il centrodestra, in teoria, o con il Movimento 5 Stelle, avremmo mandato all'opposizione i vincitori delle elezioni. E sarebbe stata una ferita per la consapevolezza del gioco democratico che hanno gli elettori. Guardate che questo è un passaggio molto importante. Voi immaginate che cosa sarebbe accaduto se il Movimento 5 Stelle e il PD fossero andati al governo dopo che la prima coalizione era quella guidata da Matteo Salvini. Nessuno rispetta la democrazia, avrebbero detto. Lasciate stare che poi loro, dopo aver raccontato per anni che i premier non potevano essere eletti, hanno preso un candidato presidente del Consiglio che nessuno conosce, talvolta nemmeno loro, e che di conseguenza svolge la funzione quasi una nomination da casa del Grande Fratello, anzi, come direbbe Conte, la casa del Grande Congiunto. Ma il punto fondamentale è che se avessero vinto quelli che dicevano accordo 5 Stelle e PD, noi avremmo avuto, primo elemento, che vi intriga meno, una seria ferita istituzionale. Ma ce n'è una seconda, molto più importante, molto più semplice. Rispetto dal profondo del cuore chi dice che il Movimento 5 Stelle è la nuova sinistra. Lo rispetto davvero. È una parte importante del mondo intellettuale. Sono filosofi, editorialisti, commentatori, attori, cantanti. Ci hanno fatto la morale, ci hanno detto loro sì che sono la vera sinistra. Per come sono organizzati, per la proprietà che esprimono, per cosa dicono, per come lo dicono, per il fatto che sono capaci di manganellare sul web chi non la pensa come loro, io trovo che il Movimento 5 Stelle non sia la nuova sinistra. Io trovo che il Movimento 5 Stelle sia la vecchia destra. E su questo non ho dubbi. Cari amici 5 Stelle, noi possiamo perdonarvi gli insulti che ci avete rivolto, ma non potremo mai perdonarvi di aver trasformato lo scontro politico in Italia in una rissa, in una zuffa personale che incita all'odio, che educa le giovani generazioni a parlare male degli altri. Potete insultare me, ma avete inquinato le falde della democrazia con questo meccanismo. E chi non se ne accorge non fa un danno, fa un danno a se stesso. E a chi dice ma c'è una componente di centrosinistra nel Movimento 5 Stelle, si nasconde bene se c'è. Perché possono prendere l'autobus, possono persino regolarizzare i contributi delle colf, ma sempre una corrente della Lega sono. Il Vaffadei si è fermato a Pontida. E avere la consapevolezza che questo dimostra una frattura fortissima tra noi e loro è stato l'elemento per il quale ho insistito, dopo le elezioni, in fedeltà al mandato degli elettori e in fedeltà al mandato della direzione. Perché se c'è qui qualcuno che vuole dirmi che le mie uscite sono state contro la linea del partito, dovrebbe dimostrarmi dove la linea del partito era cambiata a nostra insaputa. Lo so che tra di noi, lo dico agli amici che rappresentano in particolar modo Michele Emiliano, c'è chi pensa che quel contratto andava firmato. Eravamo qui e Michele Emiliano, lo stesso giorno dell'assemblea, disse: io quel contratto lo firmerei dalla prima all'ultima riga. È una posizione che rispetto. Io quel contratto non lo firmerei né dalla prima né all'ultima riga. Vorrei che un giorno in cui ci confrontiamo e in cui un qualcuno esprime la linea del partito, quel qualcuno non fosse messo in discussione, perché se si fa i congressi e il giorno dopo chi li perde pretende di avere la linea, questo è un meccanismo che tradisce il gioco democratico interno al PD. Non lo dico per il passato, lo dico per il futuro, compagni.
abituatevi a ricordare che democratico non è semplicemente una qualificazione, è un destino per il PD. La flat tax per me è un errore, anche se vi fossero le coperture, o intendiamoci, le coperture non ci sono. Anche se domani cambiano il ministro e al posto di Tria mettono Jerry Calà, le coperture non ci sono lo stesso. Non ci sono, è un dato di fatto. Ma se vi fossero, voglio che sia agli atti, periodo ipotetico dell'irrealtà, io non sarei favorevole alla flat tax, perché per me chi guadagna di più deve pagare di più. Non ci sono risorse per il reddito di cittadinanza. Non ci sono le risorse per il reddito di cittadinanza, è chiaro? Ma se vi fossero, io dico che non sarei favorevole, perché una cosa è la NASPI, una cosa è il reddito di inclusione che i nostri governi hanno voluto e realizzato, una cosa è dire state a casa senza fare niente, vi diamo 1.680 euro, perché questo è assistenzialismo, e anche se vi fossero i soldi io sarei contro l'assistenzialismo. Sto per dire una cosa che mi farà perdere consenso. Dice ancora, sì. Sempre più in alto. Se vi fossero le risorse per abolire d'amblè la Fornero, tout court, io non sarei d'accordo. Perché in una società che invecchia, è vero che la Fornero va corretta, come noi abbiamo iniziato a fare, e forse più di quello che noi abbiamo fatto, i limiti di bilancio che erano evidenti. Ma l'idea che tu debba andare in pensione a 54 anni, o come era fino ai nostri genitori a 39 anni, 6 mesi e un giorno, è una fregatura alle nuove generazioni. E infine, e vengo al punto fondamentale, per poi fare rapidamente l'analisi della sconfitta, c'è una diversità profonda tra noi e loro sulla gestione dei temi dell'immigrazione. Vi può piacere o non vi può piacere. Loro hanno giocato sulla paura tutto il tempo, so che ci sono anche discussioni interne, ma noi abbiamo fatto sull'immigrazione un lavoro straordinario che è stato messo in discussione innanzitutto da una campagna culturale della nostra sinistra. E vorrei che fosse chiaro, che restasse agli atti, per me l'epigono è Macerata. Noi l'abbiamo sottovalutata, io per primo, però ci siamo sentiti in quelle ore, ci è parso di doverla gestire nel modo più razionale e ragionevole, e credo che se dovessimo tornare indietro la gestiremmo tutti come l'abbiamo gestita. Abbiamo anche tentato di fare con Marco una analisi di quello che stava accadendo in campagna elettorale su quei temi, presardita, diciamo. Che cosa è accaduto a Macerata? È accaduto un fatto terribile, una ragazza italiana uccisa, massacrata, fatta a pezzi, delle persone che sono state indagate e poi arrestate, i presunti responsabili, immagino che siano i responsabili, una ragazza il cui omicidio è immediatamente entrato nel capitolo immigrazione. Nessuno ha parlato di droga, perché di droga non si può parlare in Italia oggi. Di droga, fateci caso, aumentano i tossicodipendenti, aumenta la diffusione di droga, non se ne può parlare perché è più comodo evocare la paura del diverso che dire che anche a casa nostra abbiamo un'emergenza educativa. Cos'è accaduto? Cos'è accaduto? Attenzione, perché questo è il passaggio fondamentale. Uno che Salvini aveva candidato prende una pistola, spara a 6 ragazzi che non c'entravano niente, se non per il fatto di avere il colore della pelle uguale a quello di quelli che avevano compiuto il reato, spara alla sede del PD ad altezza Duomo. Io ricordo l'SMS di Francesco Comi che mi dice: è sabato, se era venerdì lì c'era un ragazzo dietro quel vetro con quella pallottola. Perché riconoscono il PD, una volta di più, come un potenziale problema. Sparano anche al PD. E cosa fanno gli intellettuali radical chic? Gli editoriali per dire: dov'è la sinistra Macerata?
La sinistra macerata era in quel sindaco che ha cercato di metterci una pezza, era in quel ministro dell'interno, era in quella pallottola e non negli editoriali dei giornali che dicevano dov'è la sinistra, caro Ezio Mauro. Perché a forza di attaccare noi, poi arriva un governo che va da Casa Pound a Casaleggio. Perché a forza di fare la guerra a Matteo sbagliato, vi beccate Salvini per i prossimi anni. E se questo non lo diciamo e non spieghiamo la differenza ontologica e culturale, noi non vinceremo mai più. E su questi temi io non indietreggio di un millimetro e dico grazie alle magliette rosse che ci sono qui. Noi eravamo quelli che dicevano: quando c'è qualcuno in mare andiamo a prenderlo anche se rischiamo di perdere dei voti, perché non perdiamo la faccia. Noi siamo quelli, è chiaro? Noi siamo quelli. Hanno preso una nave in ostaggio, 600 cristiani, non cristiani, 600 persone su quella nave. Peggio ancora quella dopo, che hanno tenuto ai bordi fuori da Pozzallo fino a che non era finito il ballottaggio. A loro del regolamento di Dublino non interessa, a loro interessava vincere a Pisa, a Imola, non interessava Dublino. Hanno utilizzato quel ostaggio che era quella nave solo a fini interni. Loro hanno lasciato in mezzo al mare 600 persone vive. Noi siamo quelli che siamo andati a prendere anche quelli morti a Catania nel 2015. Scoprite la differenza. E se questo non vi basta, riflettete sul fatto che c'è un elemento diverso, un punto politico. C'è qualcuno tra di noi che pensa che sia sbagliata la motivazione etica? Non credo. Ma se ci fosse, vorrei incontrarlo, andargli incontro e dire: tu sei per la politica di Salvini sull'immigrazione? Dice: sì, perché finalmente, prima gli italiani. Bravo, bravo. Voi state scrivendo la storia. Scrivo la storia su tutto, Ogni giorno scrivo la storia. Non la legge nessuno, non la studia nessuno, però la scrivo tutti. Che è una Wikipedia collettiva della storia, ma vabbè. Cosa fa Salvini in questa fase politica? Sceglie di allearsi con quelli che giocano contro di noi. No, guardate, perché fate conto che qui siamo tutti dei contro gli immigrati, va bene? Fate conto che qui non avete le magliette rosse, fate una magia, io vi ho detto cosa penso e cosa sono, ma fate conto che qui siamo tutti contro gli immigrati. E cosa fa con ardito gioco geopolitico il nostro governo? Fa l'accordo con l'Austria, che vuol chiudere Brennero, con l'Ungheria, che sono quelli contro cui lottavo io per dire: cari ungheresi, se voi non prendete i migranti, noi non vi diamo i soldi dei fondi europei, che mi sembrava un ragionamento molto più serio che non quello che stanno facendo loro, e con i bavaresi, per i quali a forza di evocare il differente e quello che fa paura, alla fine tu sei quello che è l'ultima ruota del carro, ti chiudono fuori. Stanno trasformando l'Italia in una provincia dell'impero austro-ungarico. Stanno scrivendo la storia, all'incontrario, stanno risalendo la storia. E il fatto che nel centenario della Grande Guerra qualcuno evochi la chiusura del Brennero non è soltanto un messaggio economico devastante, è anche un messaggio culturale preoccupante. Mi piacerebbe, ma non abbiamo tempo perché vogliamo intervenire adesso sul secondo punto, discutere una volta con qualche imprenditore del Nord-Est e chiedere: ma voi siete masochisti per caso? Imprenditori del Nord-Est, no, perché io vorrei che facessimo delle serate di autoaiuto, non solo all'interno del PD che facciamo da 4 mesi, ma anche fuori dal PD, avendo una certa esperienza ormai sul tema, e chiedere agli imprenditori del Nord-Est: scusami, tu stai con quello che appoggia Trump sui dazi, una, bravo, quelli che con delle dichiarazioni hanno aumentato lo spread, con le dichiarazioni, sai, solo con la forza del pensiero. Ci vuole qualità, Noi ci abbiamo messo riforme e riforme per abbassare lo spread, allora è bastato la forza del pensiero. 3, vogliono chiudere il Brennero agli italiani. 4, hanno fatto un decreto dignità che renderà più difficile accedere al superammortamento, all'iperammortamento, a tutte le misure che noi abbiamo fatto per l'industria 4.0 e non solo, e che attaccano la Merkel, che è per il distretto del Nord-Est il punto di riferimento dello sviluppo economico dei prossimi anni, come lo è stato negli ultimi 15 anni. Fino ad arrivare alla genialità di Luigi Di Maio,
vicepresidente del Consiglio, che dice Macron è il nemico numero uno. Macron. Ora io capisco che parlare male dei francesi funziona sempre. Parlare male dei francesi durante i mondiali è come giocare il jolly. Parlare male dei francesi durante i mondiali, ai quali gli italiani non si sono qualificati, i francesi sono in semifinale, è la cosa che fa avere più like di tutto. Ma la politica è qualcosa di più che prendere un like. Emmanuel Macron è oggi uno dei punti di riferimento di un'alleanza contro i populisti per evitare che la Lega delle Leghe, che i populisti diventino i numeri uno nel Parlamento europeo. O ci poniamo questo tema e cerchiamo di fare una strategia sopra, oppure rischieremo di perdere tutto il grande messaggio europeo. Sì, Matteo, hai fatto tutto questo discorso, però perché abbiamo perso? E allora il PD? È una frase straordinaria. Quando siamo arrivati al governo su Twitter, e allora i Marò? Tutte le volte facevamo qualcosa, non c'era. E allora i Marò? Una volta che i Marò sono tornati a casa, sono ripresi con altre. E allora il PD? E allora il PD? Quello che sto per dire ha un unico colpevole responsabile, il sottoscritto. Vorrei che evitassimo le dietrologie. Mi prendo tutte le responsabilità di quello che sto per dire. Ma se... Oh, ragazzi, ho continuato a dire no, e ve l'ho detto, però... No, vi voglio bene, però a un certo punto... Siccome ci attende una traversata nel deserto, a me non piace l'immagine della traversata nel deserto, diciamoci le cose. Io vi dico 10 ragioni per cui abbiamo perso che non ho sentito in questa discussione. Molto rapide. Uno, l'ho detto prima, sembravamo establishment, anzi lo eravamo. Due, se applaudite tutte le volte c'è una ragione, perché se perso sembrate imprenditori del Nord-Est. Secondo punto, c'è un'ondata internazionale, la volete vedere o fate finta di, no, di nulla? Le ultime elezioni hanno visto risultati di un certo tipo in Austria, in Ungheria, in Russia, in Turchia. Dice, ma abbiamo vinto in Messico. Diciamo, prego, la Polonia, mi ero scordato la Polonia, grazie mille, come dimenticarsi la Polonia. Terzo punto, le divisioni interne, non lo vince le elezioni un partito che fino a 2 settimane prima dal voto, fino a una settimana prima dal voto, si litiga e discute e mette in campo ogni tipo di dissidio interno, non le vince, non c'è modo di vincerle, cioè... Uno che c'ha un negozio e che fuori dal negozio c'ha il commesso che dice non entrate perché qui la roba fa schifo, non vende. Ah, ma questa è un'analisi superficiale. Quanto volete? Quarto punto. Io non ho rinnovato abbastanza, soprattutto al sud. Non è che abbiamo perso perché abbiamo rottamato, abbiamo perso perché abbiamo rottamato troppo poco. Quinto. La mancanza di leadership. Ci siamo innamorati dell'idea di giocare col falso 9, soltanto gli esperti di calcio possono capire questa immagine. È vero che non c'è leader senza la sua comunità, ma non c'è comunità che non esprima leadership con un leader. E questo passaggio non è la vittoria dell'io contro il noi, è la vittoria della comunicazione che in politica è fondamentale. Lo dico per il futuro, non per il passato. Ricordatevelo quando dovremo andare in campagna elettorale. Sei, non abbiamo più dettato l'agenda. Facevo 3 esempi prima, dicevo dello Ius Soli. Lo Ius Soli dovevamo decidere. O si prendeva e si metteva la fiducia a giugno e si portava a casa, o se ne smetteva di parlarne. Io sapete come la pensavo. Penso, ho rispetto per le decisioni che sono state prese e le ho difese, ma non è pensabile che tu prendi una decisione nella quale dici questo è fondamentale per noi, perché i bambini sono fondamentali, la trascini e poi dici non ci abbiamo numeri. Due, i vitalizi. È una vergogna i vitalizi, sì, tutto vero, quello che volete, tutto quello che vi pare. Ma se tu approvi la Richetti alla Camera, non è che poi dici al Senato non abbiamo tempo per approvarla, perché il Senato aveva tranquillamente tempo. Il Senato con il PD non ha voluto approvarla. Allora bisognava fermarsi prima, non approvare neanche la Richetti. Terzo, i voucher. Se facciamo credere che il Jobs Act sia la madre di tutti i mali, poi non ci stupiamo che vinca Di Maio. Perché noi siamo stati i primi a cedere alla cultura della CGIL sui voucher. Salvo poi avere oggi loro che li rimettono, dopo che loro hanno detto che, testuale, Renzi concepisce il lavoro come schiavismo. Parole e musica di Luigi Di Maio.
Settimo, i tempi e i toni della campagna elettorale. Me ne assumo tutte le responsabilità. Non è l'algida sobrietà che fa sognare un popolo. Tu devi dare un messaggio, un orizzonte forte sul futuro. E noi su questo non siamo stati all'altezza. Ottavo. Ho finito, tranquilli. Ora c'è anche la pars costruens. Ci siamo autoimposti un tema, quello della coalizione che non interessava agli italiani e che ha rimesso in campo soltanto il centrodestra. Aver inseguito per mesi la fantomatica operazione di Giuliano Pisapia, autoimpostaci o impostaci da una stampa cosiddetta amica, è un errore clamoroso che ci deve servire come lezione. Nono punto. In tanti dicono siamo stati troppo sui social e poco sul sociale. Compagni, amici, io non sono d'accordo con voi. Noi siamo quelli che hanno fatto per la prima volta una misura contro la povertà. Noi siamo quelli che hanno messo 2 miliardi di euro sulle periferie. Noi siamo quelli che hanno fatto le leggi sull'autismo, sul terzo settore, sulla cooperazione internazionale. Noi siamo quelli che hanno scritto una pagina nuova nella storia dei diritti di chi diritti non aveva. Noi sul sociale abbiamo fatto molto e abbiamo raccontato poco. Siamo stati poco sui social, dove si è sviluppata una campagna devastante che noi non abbiamo saputo leggere, per colpa mia in primis, che è una campagna che ha mostrificato i nostri, che ha attaccato con fake news, che ha disintegrato persone e famiglie e che ha messo al centro delle falsità su cui non siamo stati in grado di replicare. Io non vi dico che mi sarebbe piaciuto avere più affetto nel periodo più duro, perché in realtà l'affetto non me l'avete fatto mancare, soprattutto i militanti, e lo vedo ancora oggi quando giro. Ma vi dico che quando dalla mattina alla sera l'ondata dei social, gestita in modi per i quali occorrerebbe una commissione d'inchiesta vera, ha portato a far passare per vere cose che vere non erano, unite al fatto che pezzi dello Stato stavano tramando contro pezzi delle istituzioni per fabbricare prove false, unite al fatto che il PD è stato visto come l'oggetto di tutti i problemi e l'oggetto contro il quale catalizzare l'attenzione, questo atteggiamento avrebbe forse dovuto avere non più affetto da parte dei militanti, ma più solidarietà da parte del gruppo dirigente. E infine, ultimo punto, questa è stata detta e io non sono d'accordo, ma la devo dire, si è detto che abbiamo rappresentato il futuro in modo semplicistico, in modo positivo. Io penso che noi non l'abbiamo fatto. Penso che una forza che si chiama progressista ha il dovere di raccontare un futuro diverso da quello cupo, grigio e buio che vuole alzare muri, che vuole armare chiunque. Il futuro per noi non può essere una minaccia. Certo ci sono i problemi, sì. L'innovazione tecnologica ruba dei posti. Sono secoli che raccontiamo che l'innovazione tecnologica ruba dei posti di lavoro. Lo dicevano gli amanuensi, lo dicevano i greci, lo dicevano i luddisti, ma la forza progressista nella storia dell'uomo è stata quella che ha raccontato il futuro come un luogo pericoloso, difficile, ma bello dove andare. Non raccontato un futuro fatto soltanto di minacce e la globalizzazione come nemico. E io lo dico qui, oggi, adesso, leggetevi Tony Blair a Chatham House la settimana scorsa, perché ciò che dice, sì, Tony Blair, perché non basta avere da dire su Tony Blair, ah, lui ha fatto la guerra in Iraq. Tony Blair basta. Ragazzi, il fatto che contestiate Tony Blair mi dà l'impressione che quel discorso non l'avete neanche letto. Ma c'è un passaggio sul quale bisogna avere la forza. Ragazzi, evitate le provocazioni. C'è un passaggio sul quale bisogna avere la forza e la chiarezza di rispondere. Il futuro per un partito politico che si definisce di centrosinistra
può accettare una rilettura del passato superficiale, demagogica e qualunquista, per la quale basta tornare all'articolo 18 e a 30 anni fa, o ha il coraggio di dire che il problema è come dare nuove opportunità alla classe internazionale nuova che sta per arrivare? Questo è il tema. Questo è il tema. E allora noi abbiamo, è il terzo e ultimo punto, di fronte a noi un cammino fantastico. In politica i tempi cambiano molto più velocemente del passato. È molto più facile conquistare il potere, è molto più facile perderlo. Io non credo che risolveremo i nostri problemi andando dai riders e dando nuovi diritti. È una cosa da fare. Ma essere di sinistra non significa andare dai riders e dire noi ti garantiremo per tutta la vita facendo il rider. È dirgli tu, rider, che devi avere più diritti, devi avere l'occasione di fare questo lavoretto per poi andare all'università, seguire il tuo talento, investire sul merito e diventare qualcosa e qualcuno di più importante di un rider. Significa andare sull'immigrazione e dire che l'Italia non ha un'emergenza immigrazione, ha un'emergenza legalità, che è una cosa diversa, che riguarda italiani e stranieri. E a proposito di legalità, diciamolo da qui, la legalità non è il giustizialismo. Una parte della sinistra l'ha confusa nel corso degli ultimi anni. Noi pensiamo che la legalità sia una cosa seria, per esempio la legalità è rispettare le sentenze. Per cui se una sentenza della Cassazione ti dice che sono 48 milioni di euro, non puoi far finta di non capire. E se fai finta di non capire, te lo diciamo nel tuo linguaggio, sono 96 miliardi di vecchie lire, così lo capisce meglio. Ma quei soldi sono soldi degli italiani e quei soldi vanno restituiti, questa è legalità. È il blockchain che arriva, piaccia o non piaccia, alla sinistra antagonista. Sono i dazi che costituiscono il principale rischio per la nostra economia. Sono le grandi scommesse ambientali. Io mi sono dimesso e mi sono dimesso sul serio, anche se mezz'ora dopo le mie dimissioni qualcuno ha detto si deve dimettere sul serio, gente che non si è mai dimessa neanche dalla bocciofila. Ma ho da chiedervi soltanto una cosa con le dimissioni, molto semplice. Maurizio, io non so che cosa proporrai, ho letto come tutti che immagini un percorso. Aggiungo un mio piccolissimo contributo, se mi è consentito. Se fai le primarie e chiami 2 milioni di persone a votare, poi non è pensabile che dal giorno dopo 200 appartenenti a una corrente cerchino di mettere in discussione quello che è successo con le primarie. Lo dico per domani, non per ieri. Chiaro? Lo dico per chi verrà. Fate il percorso che volete, io ci sono. Scegliete la strada che volete, io ci sono. Ma se il giorno dopo le elezioni si riparte da capo, il problema non è quando si fa il congresso, è quando si chiude il congresso, non quando si inizia. Non siamo alla Terza Repubblica, amici. Vedendo Salvini e Di Maio siamo alla Terza Media, non alla Terza Repubblica. Ma quello che deve essere chiaro è che non siamo nemmeno alla Prima Repubblica, in cui la corrente di un partito immagina di indebolire il leader per poi avere qualcosa in più. Il mondo politico è totalmente diverso. O ce ne rendiamo conto, o ce ne rendiamo conto, o perderemo la possibilità di incidere. Io sono molto ottimista sul fatto che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi la musica cambia, a cominciare da Roma. Mentre venivo qui in via della Pisana c'era un materasso lasciato in mezzo al sudicio, al rusco, alla nettezza, chiamatela come volete, e c'era scritto questa è Roma. Lo pubblicherò per caso, sono passato. Io non credo che quella sia Roma. Ma penso che questa città meriti qualcosa di più dell'indecente balletto di questi ultimi 2 anni. E penso che la riscossa partirà da qui. Penso però tuttavia che la riscossa partirà se smetteremo di considerare come principali nemici quelli accanto a noi. Sulla posizione di Ignazio Marino, credo che soltanto chi non ha memoria
possa immaginare di dimenticare qual era quel dibattito, forse ti dimentichi che in quel momento io stavo facendo il Presidente del Consiglio, combattendo per la flessibilità sull'immigrazione, e se tutta la discussione a fronte di quello che sta avvenendo a livello internazionale e nazionale è ritornare a una discussione legittimamente presa dal PD romano, mi fate pensare che il vostro obiettivo non sia una volta di più cacciare la destra, ma aprire polemiche dentro il centro-sinistra. E non capite che facendo così state segando l'albero e il ramo sul quale siete seduti? Continuate pure così. Ci rivedremo al congresso. Riperderete questo congresso e dal giorno dopo ripartirete ad attaccare chi ha vinto. Che cosa farò io? Ragazzi. No, tranquillo. Scusate ragazzi, se c'è una cosa che io adoro è quello di stare sui contenuti e ragionare. Ma per chi è in grado di ragionare, ragazzi, mica per tutti, lo capisco. Però il punto fondamentale sul quale chiudo, suggerendovi di non cadere nelle provocazioni, è che fuori da qui c'è una battaglia. C'è una Pina, fai la brava, già l'altra volta ci ha dato. Che fa per benino. Calmate la Pina. Fuori da qui c'è una battaglia politica e culturale da fare. Per me la battaglia si sintetizza e si conclude con quel principio: un euro in cultura, un euro in sicurezza. È il principio fondamentale di questi anni. Forse l'abbiamo valorizzato troppo poco. Loro vogliono chiudere i porti, noi dobbiamo aprire le biblioteche, dobbiamo aprire i musei, dobbiamo aprire i teatri, dobbiamo aprire le scuole. Noi dobbiamo essere capaci di dire che quando mettiamo 3 miliardi di euro sulla scuola stiamo facendo un grande investimento sul futuro. Non lamentarsi perché c'è un problema nell'algoritmo, che c'era andava cambiato. Ma poi succede che quando arrivano gli altri prendono la ruspa e cancellano l'unità di missione sull'edilizia scolastica, perché la ruspa non la sanno guidare bene, la mettono nella parte opposta. Noi abbiamo bisogno di una grande battaglia culturale che sia, lo dico a quelli che non l'hanno mostrata in questi anni, che abbia bisogno di generosità, che abbia bisogno di non mollare mai gli amici. Io non ho mai mollato le persone che stavano intorno a me e lo farò sempre, perché mi chiamo Matteo Renzi, non penso al mio indice di fiducia, penso al fatto che quando il processo di mostrificazione arriva a creare falsi complotti, finti scandali e arriva a portare tuo padre ad essere oggetto di un'indagine come quella di cui è stato oggetto, io vi dico che per me ci sono dei valori nella vita ai quali non rinuncio. Siate generosi, amici del Partito Democratico, non dimenticate le persone che vi camminano a fianco, non accettate di acquattarvi dietro qualcuno più potente per aspettare l'occasione. Sappiate rischiare, e sappiate rischiare, ve lo dico concludendo, con due donne, con due ragazze. Una si chiama Alexandra Ocasio-Cortez, 28 anni, ha vinto le primarie di New York, le ha vinte contro il parere del gruppo dirigente dell'establishment, le ha vinte rischiando. Quest'idea del socialismo americano è interessante come ragionamento. Ma sono, sinceramente, penso che sia un argomento molto vero, molto bello, su cui discutere. Io, per esempio, penso che uno dei grandi temi oggi sia il fatto di dover dare più soldi al ceto medio, per me. Questa è la cosa più di sinistra. Mi colpisce che quando abbiamo messo gli 80 euro in tasca a 10 milioni di italiani sono stati definiti una mancia elettorale che va avanti da 4 anni. La mancia elettorale più lunga della storia. Io penso che dobbiamo ragionare e discutere e riflettere anche su questi temi. Ma penso che se quando c'hai il tuo governo, il tuo obiettivo è dire che il Jobs Act non va bene, la buona scuola non va bene, gli 80 euro non va bene, il costo del lavoro non va bene, le periferie non va bene, devi votare 5 Stelle, non devi votare Partito Democratico. È così. La seconda,
ed è davvero l'ultima. Si chiama Emma Gonzalez. Sono stato ai 50 anni di Bob Kennedy. Scena meravigliosa. Due grandi standing ovation mi hanno emozionato. Una, John Lewis, l'uomo che a Selma in Alabama organizzò la marcia sul ponte. L'uomo che parlò prima di Martin Luther King. L'uomo che ci ricorda che la lotta contro il razzismo è una priorità anche oggi, anche qui, anche in questo nostro tempo. E la seconda è una ragazza di 19 anni, Emma Gonzalez. Ha perso degli amici nella strage nella sua scuola. Perché c'è una battaglia culturale da fare. Alla fine, sapete qual è il problema? A forza di evocare nemici, a forza di evocare terrore, a forza di evocare minacce, succede una cosa semplice. Succede che arrivi a mettere la pistola ai professori, in mano ai professori o agli studenti. Succede che la preoccupazione, la paura del diverso ti porta a vivere di terrore. E quando Emma Gonzalez è stata applaudita da quella platea, ho pensato che io voglio che i miei figli crescano in un paese in cui l'Italia sia nota per la bellezza, non per la paura. Sia nota per i valori dell'associazionismo e del volontariato, non perché respinge le navi in mare. Sia nota perché investe sulla cultura e non sulla sicurezza intesa come negazione dei diritti. Questa Italia qui ha bisogno di un PD che faccia la propria parte, rispettando se stesso, rispettando le regole, ma anche rispettando una cosa che forse non sempre è stata rispettata. Rispettando l'idea che quando si decide insieme si può correre il rischio di sbagliare insieme, ma si deve procedere insieme. Perché se ciascuno pensa, di fronte alla complessità della crisi nella quale siamo, che si possa sempre, comunque e soltanto alimentare la tensione interna e le divisioni, quel qualcuno sta aiutando la destra. È accaduto con chi se n'è andato un anno e mezzo fa, accade con chi contesta dalla mattina alla sera ciò che decide il nostro partito, accadrà se nelle prossime settimane e nei prossimi mesi non metteremo al centro la battaglia educativa e culturale e continueremo con le risse da cortile alle quali il nostro popolo non può più stare. Io, nel mio piccolo, farò la mia parte, darò il mio contributo perché la battaglia educativa, si sarebbe detto prepolitica, culturale, ci porti a dire che questo paese torna a essere la patria della bellezza contro tutti quelli che vogliono rinchiuderci nell'odio e nella paura. Buona strada a tutti noi. In bocca al lupo al Partito Democratico e viva l'Italia.